Nell'America occidentale, in un angolo appartato dell'attuale stato del Wyoming, nel 1871 venne istituito il primo parco nazionale del mondo, il Parco di Yellowstone. Fino a maggio inoltrato, la neve ricopre le montagne che circondano il parco, ma l'inverno comincia ad allentare la morsa del gelo e lentamente, goccia a goccia, si scioglie la neve. Mille rivoli d'acqua formano ruscelletti e torrenti che precipitano fragorosi giù dalle montagne. È il segnale che la natura si sta risvegliando. Il ghiaccio si scioglie e le acque del lago aumentano di livello, riversandosi impetuose nei fiumi che assumono dimensioni spettacolari. Col ritorno della primavera la natura si rianima e le madri di ogni specie animale danno alla luce i loro piccoli. Per un giovane wapiti, il fiume in piena può rappresentare un grosso ostacolo. Alcuni cuccioli, seguendo la madre, riescono ad attraversare le acque impetuose, ma ce ne sono molti, invece, che vengono trascinati via e per loro non c'è possibilità di salvezza. Nel giro di un mese acquisteranno abbastanza sicurezza per affrontare da soli il fiume. Nel frattempo, l'istinto consiglia loro di non compiere inutili prodezze. Nonostante sia giugno, la neve ricopre ancora ampi tratti della valle. Gli orsi si riuniscono in piccoli gruppi alla ricerca di radici e tuberi. In questo periodo dell'anno, dopo i rigori e il digiuno dell'inverno, i maschi del grizzly rappresentano un pericolo per la prole. Se il ghiaccio persiste e impedisce la ricerca del cibo, i maschi uccideranno gli esemplari più giovani. Le madri, per ben 2 anni, proteggono i loro piccoli senza mai perderli di vista, ma poi, all'improvviso, mostreranno loro ostilità, costringendoli ad allontanarsi. Questi 2 giovani orsi stanno lasciando il gruppo. Finché non saranno completamente adulti, si faranno compagnia. Dopodiché intraprenderanno la vita solitaria del grizzly adulto. Il maschio e la femmina mostrano diffidenza e sospetto reciproco anche nel periodo dell'accoppiamento. Le antilopi americane trascorrono l'inverno nelle zone più scoscese ed aride della montagna. In primavera scendono in pianura, dove partoriscono il loro piccolo che proteggeranno sempre dai numerosi predatori. Tra questi, il più presente, ma non il più pericoloso, è il coyote. Nonostante la reputazione di cui gode, il coyote non è poi così feroce, tant'è che teme gli zoccoli affilati delle antilopi che possono procurargli gravi ferite, ed è suo interesse tenersene alla larga. Queste 2 femmine hanno intenzione di non lasciare alcun dubbio sulla pericolosità di ogni tentativo di aggressione al branco.
Le grandi distese erbose della zona settentrionale del parco costituiscono l'ambiente ideale per il tasso. Questa femmina sta svezzando la sua cucciolata, insegnando gradualmente ai piccoli a prendere dimestichezza con il territorio aperto. Durante il primo periodo di vita, i tassi sono completamente ciechi e non si staccano mai dalla madre. Poi, mano a mano che acquistano la vista, si fanno più audaci e indipendenti. L'alce, con le sue lunghe zampe magre, la struttura agile anche se sgraziata, si muove con disinvoltura sia nella neve che negli spazi aperti della prateria. È uno dei pochi cervidi che riesce a proteggersi piuttosto bene dai grossi predatori, compreso il grizzly. Le ore dell'alba, oltre ad essere le più affascinanti della giornata, sono quelle in cui gli animali sono maggiormente attivi. A nord delle montagne, le praterie risuonano dei richiami e dello scalpiccio delle antilopi americane e degli wapiti. Suoni che non possono lasciare indifferenti i grizzly. Nel parco di Yellowstone i ruoli di predatori e vittime non hanno conosciuto ancora l'interferenza dell'uomo e l'uccisione dell'animale più debole da parte di quello più forte riveste ancora una benefica funzione regolatrice. Il wapiti costituisce una preziosa fonte di alimentazione per il grizzly ed è il mammifero numericamente più presente nel parco. Per quanto possa rattristarci, la caccia è necessaria per il mantenimento di un equilibrio verso il quale tutti gli esseri viventi tendono istintivamente. Old Faithful è una delle mete preferite dai visitatori del parco. Le sue eruzioni spettacolari si ripetono con frequenza costante tra i 30 minuti e l'ora e mezza. Dalle bocche vengono lanciate a 40 metri di altezza colonne d'acqua calda. Osservando il territorio dall'alto, si possono vedere molti altri geyser a poca distanza l'uno dall'altro. Alcuni sono presenti anche nel letto del fiume Fire Hole. Molto vicino all'Old Faithful si trova il geyser Alveare. Le sue eruzioni fragorose scuotono la terra per molti chilometri. Le eruzioni sono più distanziate rispetto a quelle degli altri geyser. Avvengono ogni 20 ore circa. Prima dell'eruzione, l'acqua di un vicino bacino naturale ha una colorazione di un bell'azzurro intenso. Poi, col depositarsi della cenere e dei detriti, il cratere perde la sua brillantezza. Nelle incontaminate acque del fiume Yellowstone trovano di che sopravvivere molte specie di animali.
A nord, il corso del fiume è placido e regolare, ma a mano che scende, si fa più veloce e turbolento. Le cascate inferiori dello Yellowstone sono due volte più alte di quelle del Niagara. Gettandosi nelle gole del Grand Canyon, produce uno spettacolo di rara forza e bellezza. La violenza e l'impetuosità delle acque hanno scavato da 200.000 anni a questa parte le gole entro le quali si snoda il percorso del fiume. Nelle profondità del canyon, un falco sfrutta le correnti ascensionali dell'aria per volare sul fiume alla ricerca di pesce. Il nido costruito a quest'altezza è sicuramente a riparo da ogni predatore. Solo le capre riescono a mantenere l'equilibrio su questi pendii scoscesi e anche per loro un passo falso potrebbe essere fatale. Le foreste che circondano il fiume Yellowstone ospitano una grande quantità di uccelli canori, le tanagre, gli acrobatici lucherini, le rauche nocciolaie. Una delle particolarità del parco è costituita dalle cosiddette pentole di fango bollente. Gas caldi, fango ed acqua, uniti in una miscela, danno vita ad un'attrazione naturale inimitabile. Il wapiti vive in gruppi regolati da norme che tuttora non sono state completamente decodificate ed interpretate dall'uomo. Gli esemplari comunicano fra loro emettendo suoni, emanando segnali olfattivi, assumendo particolari posture del corpo. Prima del tramonto, i piccoli lasciano il folto dell'erba per esibirsi in corse e giochi, solo apparentemente fini a se stessi. Dietro queste allegre manifestazioni di spensieratezza si nasconde la preparazione all'impegnativo gioco della vita. Chi oggi si distingue per agilità ed eleganza, domani probabilmente riuscirà a farla franca di fronte ad un grizzly o ad imporsi come guida del proprio gruppo. A nord del parco, una enorme sorgente termale trasforma il paesaggio con un lavorio incessante. Le sorgenti sotterranee
spingono l'acqua in superficie attraverso strati di roccia calcarea. L'acqua, che ha un'elevata temperatura, scioglie il calcare, dando vita a bizzarri arabeschi e costruzioni fantastiche. Questo processo inesorabile di sedimentazione calcarea impedisce ogni forma di vita. Questa particolare sfumatura di giallo ha dato il nome sia al parco che al fiume. L'estate nel parco esplode in tutta la sua imponente bellezza. In una mattina qualunque di agosto si può rimanere colpiti da un suono ritmico e sordo, pigne che cadono al suolo come frutta matura. Sollevando lo sguardo sugli alberi si capisce che si tratta dell'opera di un infaticabile lavoratore, lo scoiattolo rosso. Fonte inesauribile di energia, tutta concentrata in un corpicino piccolo ed esile. In un paio d'ore è capace di passare in rassegna 20 alberi, raccogliendo dalle 30 alle 50 pigne per ogni albero. L'intero bottino verrà poi nascosto in vari punti della foresta che con un po' di fortuna lo scoiattolo ritroverà durante l'inverno. Ed eccolo, il rigido, lunghissimo inverno del parco di Yellowstone. La neve avvolge l'intera regione. Le alci si raggruppano per affrontare compatte le insidie della stagione fredda. I maschi dominanti, quelli di dimensioni maggiori, radunano le femmine con richiami lunghi e ripetuti. Se le femmine decidessero di non ubbidire, il gruppo si sfalderebbe e per i singoli individui la sopravvivenza sarebbe più difficile. Per il coyote questo è un periodo relativamente tranquillo dal punto di vista alimentare. Qualcuna delle prede estive è ancora a sua disposizione e la grande fame dell'inverno per ora è lontana. Continua a cacciare piccole arvicore e roditori, che individua grazie a udito e olfatto sviluppatissimi. Prima di entrare in letargo, gli orsi si concedono un ultimo momento di gioco. In primavera, dopo il lungo sonno invernale, si separeranno alla ricerca di cibo. Combattendo, si stabilisce chi sarà il leader del gruppo durante l'inverno.
Lo strato di neve si è fatto così profondo che il coyote non può sperare di dare la caccia ai roditori. La sua sopravvivenza dipenderà dalla morte per fame o per freddo degli esemplari più deboli di bisonti e wapiti. Per ironia della sorte, quanto più l'inverno è rigido, tante più possibilità di sopravvivere avrà il coyote. Gruppi di alci, guidati dalle femmine, migrano scendendo dalla montagna verso le più miti vallate. Da migliaia di anni a questa parte percorrono gli stessi sentieri. Per 5 mesi le acque ghiacciate del lago Yellowstone sono il teatro in cui le lontre danno spettacolo. Usando il loro corpo come slitta, percorrono lunghi tragitti alla ricerca di pozze in cui pescare. Il pesce catturato sarà conteso da altri animali, primo fra tutti il coyote, specialista nello sfruttare il lavoro altrui. Tutti gli animali del parco non resta che avere pazienza ed aspettare che il freddo passi, la neve si sciolga e ritorni la primavera. Solo gli uomini hanno il privilegio di ammirare stupiti la calma, grandiosa bellezza dell'inverno che avvolge il parco di Yellowstone.